L'operazione di recupero artistico l'hanno voluta chiamare il risveglio dei sette dormienti, con tanto di pagina dedicata anche sul social network più famoso del globo, Facebook. Il patrimonio artistico e culturale di Angri, che tra l'altro è anche stata decretata città d'arte, annovera fra le sue preziose opere di interesse artistico anche le secolari statue in cartapesta dei sette dormienti, custodite nella settecentesca cappella pisacane dei Santi Cosma e Damiano, situata nell'antico borgo angioino delle vie di Mezzo. I sette dormienti di Efeso sono venerati come santi della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa. Le sette statuine però necessitano di un urgente restauro, attecchite nel corso degli anni dall'usura e dal tempo. La comunità quindi rischia di perdere questo prezioso patrimonio, che necessita di interventi di restauro oramai non più derogabili. Le statue sono alte circa 1 metro e realizzate presumibilmente con una tecnica di cartapesta, forse verso la fine del Seicento, unici e preziosi esemplari in tutto il mondo. L'associazione Panacea, per dare via a questa importante quanto delicata operazione di restauro, ha organizzato una raccolta di fondi che dovrebbe ridare lustro alle meravigliose statue dei sette dormienti. L'appuntamento per i cultori, ma anche per i semplici cittadini interessati all'operazione, è in Piazza Doria, nei giorni 22, 25 e 29 aprile prossimo, dove verranno illustrati per somme linee anche i termini dell'interessante operazione di recupero. L'associazione Panacea si è fatta portavoce di questa necessità, già più volte rimarcata anche dagli abitanti del borgo angioino di Via di Mezzo, invitando tutti coloro che a titolo personale o per responsabilità amministrativa sentono vivo il senso di appartenenza alle più genuine e popolari tradizioni angresi, pronti a partecipare a questa iniziativa per il finanziamento dell'operazione di restauro dei sette dormienti. Angri è una città d'arte, però fino a questo momento non si è saputo esprimere come città d'arte. Secondo, noi come associazione siamo preposti per i beni artistici, la salvaguardia dei beni artistici e culturali del territorio. Questi sono sette personaggi che vanno valorizzati al massimo, in quanto noi abbiamo questi sette personaggi che sono un unicum per quanto riguarda il loro aspetto. Quindi ha bisogno urgentemente del restauro. Se questa sensibilizzazione che andiamo a fare viene accolta dal popolo, noi riusciamo anche a preservare questo pezzo unico nella storia della Chiesa.